Salve a tutti ragazzi, bentornati su Farming Simulator 22. Oggi vi porto un nuovo test mod, un test mod solo per PC. Ma prima di iniziare vi invito sempre a iscrivervi al canale, a lasciare sempre un bel pollicione all'insù. E poi vi ricordo anche, descrizioni sono anche i miei link di affiliazione Giants. Quindi se volete preordinare Farming Simulator 25 potete farlo anche attraverso il mio link che trovate qui sotto. E allora ragazzi, eccoci qua in un nuovo test mod. Nella giornata di ieri sono uscite alcune mod davvero interessanti, quindi oggi ne andremo a vedere un paio, anzi tre, perché è uscita innanzitutto la mod del team SMI, l'attrezzo Limac Energy, un attrezzo per pulire i bordi delle strade, pulire i fossi, insomma. E insieme poi è uscita anche un'altra mod, la Communal Service, che ci permette con questa mod, la Communal Service, di fare qualche lavoretto extra nelle nostre mappe. Quindi ci saranno delle missioni comunali, no? Dove andremo a pulire quindi appunto i bordi stradali in cambio di denaro. Quindi diciamo che è un lavoretto extra che possiamo fare in quei periodi, insomma, dove tante volte non si ha nulla da fare, quindi è una cosa carina. Quindi oggi andremo a vedere un attimino sia la mod del team SMI, Limac Energy, e poi la Communal Service, quindi andremo a fare qualche missioncina. Innanzitutto andiamo a vedere prima questi due attrezzi che sono usciti. Purtroppo sono soltanto per PC, sia l'Imac Energy del team SMI e sia la mod, quella dei servizi, insomma, dei lavori comunali, sono entrambe soltanto per PC. Mentre per console è uscito un altro attrezzo simile a quello del team SMI, di Universe Simu Modding, il Rosso e Castor. Mo ve li faccio vedere entrambi. Allora, innanzitutto li trovate, mi sa, a Falciatrici. Allora, eccoli qua, i due. Allora, questo qua, l'Imac Energy del team SMI, è solo per PC questo. Quindi questo qua è un attrezzo per, appunto, andiamo a pulire i bordi stradali, insomma, no? Ok, questo è un braccio con questa falciatrice che ci permette quindi di pulire i bordi delle strade. Ma se installate anche la mod Communal Service, sempre la trovate sul modab ufficiale, anche quella è soltanto per PC, con quella mod avrete la possibilità di utilizzare queste attrezzature per fare delle missioni in cambio di denaro. Quindi, ok, vedremo tutto. Tanto questo qua, andiamolo a vedere, varie configurazioni, il colore principale possiamo scegliere bianco oppure arancione comunale. 120 cavalli di potenza richiede e c'ha questa falciatrice da 1,5 metri, ok? Questo è l'Imac Energy del team SMI. Poi, mentre il Rosso e Castor del Universe Simu Modding, questa qua è anche per console, quindi voi di console, insomma, se vi piace andare a simulare questi lavorettini comunali, insomma, potete utilizzare questo qui, ok? Che è molto simile, e, insomma, è un modello diverso, però ha la stessa in pratica funzione. Questo è un po' più piccolino, questo c'ha la falciatrice da 1,2 metri e richiede 100 cavalli di potenza, ok? Queste sono queste due mod, eccole qua, l'Imac e il Rosso, ok? Allora, una volta installate sia entrambe, o insomma, o l'Imac o la Rosso, entrambe, io le ho installate tutte e due, e una volta installata anche la Communal Service, le mettete in partita, e se andate qua al reparto qua contratti, potete vedere qua sotto servizi comunali. Vedete, qua già abbiamo due contrattini che volendo possiamo accettare, e vedete, ce n'è uno che richiede la Rosso e poi un altro che richiede andiamo a lavorare con l'Imac Energy del team SMI.
Allora, in che cosa consiste? Allora, innanzitutto il proprietario offre una ricompensa di 1.606 euro. Dopo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sfalciare l'erba lungo i bordi stradali dove, nel campo 17, quindi taglia 1.110 metri quadri d'erba lungo la strada per ottenere la ricompensa. Può usare il tuo equipaggiamento oppure lo possiamo noleggiare. Allora, noi per il momento facciamo prestaoggetti e quindi dobbiamo andare al campo 17. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Mettiamo il pesettino e andiamo a provare questa missioncina. Vediamo un po' un attimo come funziona. Io mo non l'ho provata, è la prima volta che lo provo questo attrezzo, quindi non so neanche come funge. Allora, intanto attacchiamolo. Sicuramente lo dobbiamo ripiegare. Vediamo un po' se si ripiega. Io penso di sì. Così lo stiamo ripiegando, vero? Sì, perfetto. Allora, innanzitutto dobbiamo andare al campo. Abbiamo detto 17 che ce l'abbiamo là sotto, quindi ci dirigiamo verso il campetto e andiamo, iniziamo a pulire quindi i bordi. Attenzione, attenzione. Ok, ottime mod secondo me perché insomma ci permettono di fare dei lavoretti extra, no? Che non abbiamo mai fatto fino ad ora. E la cosa bella è proprio il fatto che verrai pagato per svolgere questi lavori comunali, no? Ottima questa idea, devo dire, grandi. E adesso insomma l'andiamo a provare. Naturalmente se lo comprate di vostra proprietà l'IMAC Energy avrete maggiori ricompense, perché se no se lo andate a noleggiare diciamo che le ricompense sono un po' sono minori, no? Come funziona, come del resto accade per le altre missioni, insomma. Allora, dove sta sto campo 17? Sta laggiù, mo dobbiamo vedere un attimo come, da dove si inizia, perché io mo non so se devo andare a tagliare l'erba dei bordi del campo. Mo vediamo un attimo, raga, non lo so sinceramente. Non lo so, non lo so. Io mo a do passo, dobbiamo andare di qua. Allora, vediamo un attimo un po' come funge. Allora, arrivi. È bello pesantino, raga, eh? Vedete, pure nonostante il peso, forse ci voleva un peso un po' maggiore rispetto a questo, perché si sente che l'attrezzo, insomma, è bello pesantino. Allora, il 17 è questo qua, raga. Quindi secondo me dovremmo tagliare l'erba questa attorno al campo. Non lo so. Qua mi dice. Allora, vediamo un attimino se è così, raga. Forse dobbiamo tagliare tutta quest'erba. Oh, qua manco mi fa passare, porca miseria. Siamo entrati là, raga. Vediamo se riusciamo a passare qua direttamente. Ah sì, ok, perfetto. Allora, vediamo un attimo se devo tagliare in pratica quest'erba qui o questa qua fuori. Boh, ma secondo me è più questa qua. Comunque, mo vedremo, vedremo. Allora, quindi io direi, come ci mettiamo, raga? Allora, mettiamoci così. Proviamo a fare sto lavoretto. Allora, ma mi spiega intanto, no? Ok, vediamo intanto tutta l'animazione, davvero bella. Quindi io mo che dovrei fare? Dovrei abbassarlo? Mica lo so, raga, ma cacchio funziona sto coso. Tanto accendiamolo, già è qualcosa secondo me. Devo capire. No, questo si allunga. Allora, così, ma io lo voglio abbassare questo, come lo fa? Non lo so, raga. Non falcia niente, vero?
secondo me non è qua, raga, scusate, eh. Ma cacchio si alza sta roba? No. Esci, vabbè. Va bene, ah. Allora. Sta qua sicuramente non me la fa tagliare. Vediamo se mi fa tagliare questa ai bordi di qua. Non lo so, raga. Campo 17, ma non ho capito dove, però. Cioè, se io lo metto qua, me la fa tagliare questa? Non fa tagliare niente, raga. E no, vedete? Ah, lungo la strada. Quindi forse, forse vediamo se è qua fuori, raga. Sarà proprio qua fuori. Vediamo se mi taglia qualcosina. Taglia niente, raga, questo. Mannaggia, mi devo imparare un attimo pure i tasti, perché qua è un casino. Ah, così gira. Oh, io devo passare questo. Perfetto, così. Riesco a capire. Sto a tagliare nulla, raga. Allora, spegni, ripiega, abbassa. L'ho abbassata forse. Ah, eccola, non l'avevo abbassata, ragazzi miei. Ah, vedete? Adesso sì. Volevo dire, io stavo usando i bracci, quello e quell'altro, invece bastava semplicemente abbassare la falciatrice. Ecco qua, vedete ragazzi come pulisce. Ampiezza di lavoro abbiamo detto 1,5 metri. E devo dire, insomma, un lavoretto carino da fare, no? Specialmente casomai capita il periodo invernale, oppure in quei periodi dove, insomma, sia poco, poche cose da fare, oppure per cambiare tipo di lavoro, no? Per non fare sempre stesse cose, oppure si può andare proprio a simulare con poi usando mezzi comunali proprio di andare a fare questi lavorettini, no? Ok, mo dobbiamo un attimo, io devo capire ancora, voi direte ma che cavolo. Oh, alleluia, ce l'ho fatta. No, io vorrei vedere un attimo se a sto punto mi fa pulire pure qua, che prima non l'avevo abbassato. Che ne so, allora, se io abbasso qua, allora abbasso. Sì, sì, ok, mo sì. Vedete? Ok, adesso mi fa pulire pure qua, raga, vedete? Quindi in pratica in cosa consiste questa missione? In pratica dobbiamo andare a pulire in pratica i bordi di sto campo. Dobbiamo farne, abbiamo detto, quanti qua ne dice? 1110 metri quadri. Calcolate, siamo già al 20%, quindi se fate, che ne so, un giro di campo sta a posto, insomma, quindi si fa subito. Ok. Poi un'altra cosa, io l'ho provato queste mod sulla Deutschland, perché volevo portare un video proprio a proposito di questi lavoretti, però non mi sono usciti i contratti. Non vorrei che sulla Deutschland non funziona questa mod, perché, ma non parlo dell'IMAC, proprio della mod Communal Service. Non so se funziona soltanto sulle mappe basi, insomma sulle mappe di default di Farming 22, oppure su tutte, o a meno che devo provare a mandare avanti il tempo, in modo che devo dare tempo in pratica al gioco di generarmi queste missioni. Devo fare sta prova, però appena messa, entrato in partita, tra le missioni non missioni comunali non ce l'avevo. Però secondo me bisogna mandare avanti un po' il tempo, poi ci devo provare, in modo tale che poi le porteremo anche sulla Deutschland. Completamente contratto sul campo, vedete, siamo al 34%, quindi insomma, ragazzi, che dire, non male, raga, a me piace, mi piace tantissimo, quindi io ve la straconsiglio. Dispiace, insomma, che è soltanto per PC. Comunque, questo è il funzionamento, ragazzi miei. Ok?
Io termino qui il test mod, spero vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate sempre un bel pollicione all'insù, io vi ringrazio come sempre, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!